Ho iniziato la registrazione con il vostro permesso. Oggi, come gruppo Caffè ci incontriamo con Ugo Pagano, economista, posso dire keynesiano, comunque vicino ai pensieri del nostro gruppo Caffè, affezionato al ricordo, ma soprattutto all'opera e all'insegnamento di Federico Caffè, su un tema abbastanza delicato, se non, per non dire spinoso, ovvero quelle rendite, le posizioni di rendita, in particolare le posizioni di rendita che potremmo osare dire parassitaria. Tutti i sistemi economici si sviluppano, la posizione di rendita è stata particolarmente criticata, è stata anche motivo di rivoluzioni, cioè un guadagno non giustificato dagli sforzi e dall'impulso e il contributo che si dà al sistema economico. Ne parliamo appunto con Ugo Pagano, seguirà poi uno speech di Salvatore Graziano sul particolare settore del risparmio gestito, che è suscettibile, abbastanza suscettibile di queste posizioni. Poi Enrico D'Elia con sue due bellissime slide. Ti passo subito la parola, Ugo. Allora, questa posizione di rendita. Sì, questa posizione di rendita c'è da parlare delle nuove rendite, perché le rendite ci sono sempre state, basate su molte cose, sul monopolio, per esempio, della terra, su tante cose, insomma. Però ci sono adesso delle nuove forme di rendita. Alcune sono dei nuovi monopoli naturali. Quali sono questi nuovi monopoli naturali? Ma sono simili, per esempio, a quelli che esistevano nel caso della telefonia. Nel caso della telefonia, ovviamente già tutti volevano stare su quella rete telefonica su cui stavano tutti quanti gli altri. E quindi questo, in qualche modo, generava la possibilità di avere delle rendite monopolistiche da una persona che gestiva, da una società che gestiva la rete. Ora, l'economia delle piattaforme si basa moltissimo su questo meccanismo che fa sì che tutti vogliano stare nella stessa piattaforma. E queste piattaforme, se volete, certe volte sono un po' dei mercati privati. Per esempio, il caso di Amazon, tutti vogliono stare su Amazon perché gli altri stanno su Amazon e quindi tutti quanti i clienti vogliono stare su Amazon, quindi una volta che uno parte acquisisce una posizione dominante che poi è molto difficile a questo punto riuscire a mettere in gioco da parte dei concorrenti. Ce ne sono poi altre, naturalmente, Facebook, tante, una ci siamo scontrati da poco, no? Come gruppo su una particolare rendita, che è quella di WhatsApp. WhatsApp, devo dire che fra tutti questi sistemi che si possono usare al momento è nettamente peggiore. Viber è meglio, Telegram è meglio, tanti sono meglio, insomma. Io ci impazzisco su WhatsApp. Questo fatto che puoi collegare un solo computer alla volta è davvero un problema per me, che ne uso più di uno, perché in piani diversi la casa, diversi computer, tanto per cominciare. E però perché si resta su WhatsApp? Si resta su WhatsApp perché in tanti siamo su WhatsApp e quindi è molto difficile muoversi da WhatsApp. Quindi questo è un altro tipo di economia di rete che genera una rendita, e di rendite così, diciamo, ce ne sono tante. Quindi questo è il primo tipo di rendita, che se volete non è interamente nuovo, perché come dicevo, è un tipo di rendita che è sempre esistito, esisteva con la telefonia. Se volete, esiste anche col linguaggio. Se c'è un motivo per cui poi si afferma una sola lingua come seconda lingua, che è l'inglese, è che tutti vogliono parlare la lingua che parlano tutti gli altri. Quindi, insomma, non c'è moltissimo di nuovo da questo punto di vista, se non che la tecnologia adesso ha dato la possibilità di averne tante di queste piattaforme, su cui si può esercitare un potere di monopolio, e in questo senso si può avere una rendita. Quali sono poi invece altre forme di rendita che sono, se volete, un po' più nuove?
Beh, queste sono legate a un fenomeno che si sviluppa soprattutto prima negli anni 80 negli Stati Uniti e poi a livello mondiale negli anni 90, che è legato alla privatizzazione e monopolizzazione della conoscenza. I passi di questo processo essenzialmente sono due. Il primo è il Bates-Doyle Act del 1980 negli Stati Uniti, che permette di avere brevetti persino su ricerche che sono state fatte parzialmente su fondi pubblici, permette all'università di brevettare e così via. Il secondo passo, se volete, poi coincide con la fine della guerra fredda. A questo punto le multinazionali americane fanno subito pressione per avere una forma di tutela di questi diritti di proprietà intellettuali a livello mondiale e questa tutela viene messa in atto con la costituzione del WTO, World Trade Organization, e con gli annessi TRIPS, Related Intellectual Property Rights, che sostanzialmente permettono per la prima volta il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale a livello mondiale. Questo è molto importante perché cos'è la proprietà intellettuale? La proprietà intellettuale non è come la proprietà che uno può avere su una macchina o su un edificio. Per capire bene la differenza, si può pensare a quello che è un furto di una cosa che è proprietà altrui. Nel caso di una macchina, un edificio, del computer che va avanti, se me lo tengo ben stretto, beh, insomma, è difficile che me lo rubino. Nel caso della proprietà intellettuale, questo termine molto strano, invece, è una cosa che coincide in realtà con un diritto di monopolio, perché io mi posso tenere ben stretta la mia conoscenza, ma questo non significa che tanti insieme non possano usare anche loro la stessa conoscenza. Quindi vedete che il diritto di proprietà intellettuale è un qualche cosa che ovviamente limita la libertà degli altri molto di più di un diritto di proprietà su un oggetto tangibile, perché sostanzialmente non permette a queste persone di sfruttare di alcune capacità che possono acquisire, di alcune conoscenze che possono acquisire, perché qualcuno ha un diritto prioritario su questo tipo di tecnologie, conoscenza o quella che siano. Ora, questo fatto ha generato naturalmente nuove rendite. La giustificazione di queste rendite è stata che, in effetti, se io so che posso acquisire questo tipo di rendita di monopolio, mi sforzerò di innovare e per questo motivo la rendita può essere giustificata. Questo è un argomento che purtroppo ha dei forti limiti. Perché ha dei forti limiti? Perché quello che succede è che quando io acquisisco una qualche forma di rendita di questo tipo, poi sostanzialmente ho anche la capacità di bloccare tutte quante quelle innovazioni per cui è necessario quel pezzo di conoscenza o tecnologia che ho. Quindi, se volete, ammesso che ci sia questo effetto incentivante di questa rendita di monopolio associato alla proprietà intellettuale, connesso a questo ci sta anche un effetto bloccante. La cosa interessante è che l'effetto incentivante, se io rafforzo i diritti di proprietà, è immediato. Immediatamente io investo di più per cercare di avere queste rendite, quello bloccante si accumula nel tempo. Più si conquistano queste terre vergini di possibilità di innovare, di direttrici di innovazione, più il blocco aumenta, più aumenta l'incertezza nel fare un'innovazione, perché quando la faccio posso essere bloccato. Ora, io ho sostenuto in varie cose che ho scritto, questo anche subito dopo la crisi del 2008,
che questo poteva costituire un'interpretazione, se volete, della crisi, naturalmente non è l'unica, però certo che la dinamica che abbiamo osservato dopo il 94 coincide abbastanza con questo tipo di storia, o perlomeno è compatibile con questo tipo di storia. Il rafforzamento dei diritti di proprietà ha generato un forte boom nella cosiddetta economia della conoscenza degli anni 90, e poi via via c'è stato un effetto bloccante sugli investimenti. Quindi questa idea che l'effetto incentivante sia immediato e poi l'effetto bloccante venga dopo e ci possa essere anche una stagnazione di lungo periodo è assolutamente compatibile col fatto che se io rafforzo molto i diritti di proprietà ho prima o poi questo tipo di effetto bloccante. Quali sono state le implicazioni di questo cambiamento, di queste nuove rendite per l'Italia in particolare? Beh, per l'Italia è stato veramente una catastrofe, perché la cosa divertente dell'economia italiana è che se uno pensa, beh, divertente fino a un certo punto, comunque se uno pensa agli anni Ottanta, l'economia italiana veniva vista come un prototipo, un piccolo gioiello dell'economia della conoscenza grazie ai distretti, questa conoscenza diffusa nel distretto che circolava al bar, eccetera, di queste imprese che si collocavano una vicino all'altra, sembrava essere il nuovo modo di produrre in una situazione in cui, se volete, le macchine inglobavano adesso più conoscenza, perché erano delle macchine a controllo numerico, ma non c'erano invece dei diritti di proprietà intellettuale. Ora, questa possibilità di avere piccole imprese che condividono la conoscenza un po' libera nell'aria e che circola nell'aria e al bar fa parte appunto di un mondo in cui non c'erano ancora dei forti diritti di proprietà intellettuale. Una volta che questi diritti di proprietà intellettuale sono diventati più forti, naturalmente il mito del piccolo bello è andato a farsi benedire, per un motivo molto semplice, che la conoscenza è una sorta di input che permette delle economie di scala che sono più forti, più estese dell'impianto più grande e più solido del mondo. Perché? Perché uno stesso pezzo di conoscenza può essere usato infinite volte senza deteriorarsi, anzi più lo usi più impari a usarlo, quindi è esattamente il contrario. E al tempo stesso ci sono forti economie di scopo nella conoscenza, perché certi tipi di conoscenza sono utili per innovare e produrre solo se possiedi altri tipi di conoscenza. Allora, questo che cosa significa? Significa che ci sono imprese che si possono trovare potenzialmente in dei circoli virtuosi, hanno molta conoscenza che è di loro proprietà, hanno quindi libera una certa direttrice di innovazione, ogni tanto per tutelarsi possono mettere qualche mina nei sentieri alternativi, prendendosi qualche brevetto che non useranno, ma che semplicemente così blocca la concorrenza. E queste imprese, siccome hanno la conoscenza, investono in capacità e, dato questo investimento poi in capacità, hanno ancora di più l'incentivo a acquisire nuove conoscenze. Altre sono invece in un circolo vizioso, per il fatto che queste imprese non hanno dei diritti di proprietà intellettuale, non investono in conoscenza, e non investendo in capacità cognitive, poi non hanno mai questi diritti di capacità intellettuale. Quindi c'è stata una fortissima biforcazione, e questa biforcazione è stata così forte che, se secondo alcuni studi, se uno guarda l'aumento della diseguaglianza che si è determinato negli ultimi 20 anni negli Stati Uniti, sto parlando soltanto del settore industriale, questa è spiegabile interamente dalla diseguaglianza che si è determinata fra le imprese, non all'interno delle imprese.
cioè all'interno delle imprese non è che sia aumentato moltissimo il differenziale tra il manager e l'impiegato, semplicemente in alcune imprese sono rimaste soltanto le persone che fanno i soldi e tutto il resto è stato decentrato fuori e è estremamente impoverito, persino se si guarda soltanto l'America. Poi parte di questo decentramento naturalmente è avvenuto in paesi a basso costo del lavoro, però persino se si guarda soltanto l'America si può notare come questo ha comportato un'enorme diseguaglianza. Diseguaglianza che fra l'altro è compatibile con un'altra relazione che è stata resa abbastanza famosa da Piketty in questo suo libro che ha avuto molto successo, Il Capitale nel XX secolo, che, in cui sostanzialmente fa notare che la diseguaglianza sta crescendo perché il tasso di profitto è sempre maggiore negli ultimi anni del tasso di crescita e anzi, se si eccettua il periodo del dopoguerra, questo tipo di diseguaglianza è, secondo lui, tipica del capitalismo. Io direi che questo tipo di diseguaglianza è perfettamente compatibile con l'aumento di rendite, scusate. Mi sentite? Scusate, mi sentite sì, ancora? Sì, sì, perfettamente, tranquillo, vai, continua pure, Ugo. Scusami, ma qua. Bene. Qui se non rispondo. Ioanna, sono in riunione. Bene, è una figlia. Scusate. E quindi questo tipo di rendite può spiegare perché noi abbiamo avuto un aumento costante nei molto forte nei profitti e un basso tasso di crescita. Perché? Perché che cosa succede, per esempio, se io monopolizzo della conoscenza? Beh, prima o poi arriva questo effetto bloccante, quindi il tasso di crescita dell'economia va giù. Però al tempo stesso l'impresa percepisce delle rendite, per cui i suoi profitti aumentano. Quindi molto del tipo di blocco che abbiamo avuto in questi anni dipende esattamente proprio da questo problema che i profitti si associano a queste rendite monopolistiche che si sono via via andato ad accumulare. Perché ci troviamo poi in una situazione così tragica, diciamo, a livello mondiale? Ma perché la via di uscita, naturalmente, da questa situazione di monopolio sarebbe che si investisse molto di più nel settore pubblico e se ci fosse conoscenza nella sfera pubblica, a questo punto ci potrebbe essere una maggiore apertura dei mercati. In qualche misura mercati aperti e scienza aperta sono cose fra di loro assolutamente compatibili e anzi complementari, perché se io ho una scienza aperta, una scienza che è prodotta per essere pubblicata e resa nota a tutti, sulla base di questa scienza in tanti possono competere. Se invece ho una scienza chiusa che è prodotta all'interno delle imprese, secondo questi meccanismi che abbiamo visti prima, poi naturalmente questa scienza chiusa, monopolizzata, darà luogo a mercati chiusi e monopolizzati. Ora, naturalmente per un singolo Stato potrebbe essere importante cercare di sbloccare questa situazione, però che cosa si determina a livello internazionale? Che in realtà ognuno cerca di usufruire della conoscenza degli altri, di quella conoscenza degli altri che è messa nello spazio pubblico. E quindi si genera un enorme problema di opportunismo, o se, per usare un termine economico che si usa molto, di free riding, cioè
ogni Stato cerca di comportarsi in questo modo opportunistico. Infatti, come forum di diseguaglianze, abbiamo fatto una proposta che se uno vuole essere parte del WTO, dovrebbe investire un minimo di un 3% in scienza aperta, in scienza pubblica aperta a tutto. E perché? Perché se io non lo faccio, questo modo opportunistico di comportarmi, questo free riding, coincide con una concorrenza sleale e quindi andrebbe sanzionato dal WTO. Però certo che in assenza di un cambiamento per l'economia mondiale nel suo complesso, abbiamo una economia che per adesso è profondamente cambiata. Per capire quanto profondamente è cambiata questa economia, si deve pensare che questi intangibili, cioè tutte quante quelle forme di tutte quelle cose che danno valore a un'impresa, che non sono riconducibili a macchine, edifici e così via, negli anni 70 costituivano il 25% se si prende le prime 500 imprese del mondo, invece adesso sono quasi l'80%. Quindi siamo in un'economia degli intangibili. E questi intangibili non è che sono dei beni che hanno veramente contribuito alla crescita dell'economia, spesso sono dei diritti di bloccare altri, che però naturalmente sono fonte di profitti, possono generare rendite, quindi hanno un valore che viene scontato sul mercato azionario e da questo punto di vista, se volete, sono correlate la finanziarizzazione dell'economia e la crescita degli intangibili. La finanziarizzazione dell'economia, questo enorme aumento di diritti diretti e indiretti su quelle che sono le capacità di produrre ricchezza sull'economia, è possibile non perché si produca più ricchezza, ma perché se volete si produce più ricchezza privata, ma spesso a discapito di quella che era la ricchezza pubblica di un paese. Quindi siamo in una situazione da questo punto di vista molto indesiderabile, però è anche una situazione su cui secondo me l'Italia deve agire in due modi. A livello internazionale, appunto, cercando di trovare degli accordi per cui si faccia più scienza aperta e cercando di portare avanti questo tipo di discorso, ma poi bisogna prendere atto che questa è la situazione per cui le piccole imprese sono necessariamente in difficoltà e servono grandi imprese che sicuramente le privatizzazioni per come sono state fatte non hanno favorito, ne abbiamo perse. E poi infine l'ultima cosa che c'è da fare è avere dei modi di condividere la conoscenza all'interno di gruppi di imprese. Da questo punto di vista i tedeschi sono stati molto bravi ad avere questa condivisione, molto famoso questo loro istituto che si chiama il Fraunhofer, che permette di far girare la conoscenza proprietaria fra gruppi di imprese tedesche con delle licenze concordate, quasi obbligatorie, ma in qualche modo poi al tempo stesso la conoscenza proprietaria è tutelata al di fuori del network. Questo è stato un modo di rendere compatibili piccole imprese con grandi imprese, che è una cosa rispetto a cui anche il nostro paese si dovrebbe attrezzare. Quindi, detto questo, siamo la conclusione è questa, per ricapitolare un po'. Abbiamo nuove forme di rendita dovuto al fatto che ci sono piattaforme e vari network in cui si può sfruttare il fatto che tutti vogliono stare nel network dove stanno gli altri. Quindi, un sacco di monopoli naturali. E poi abbiamo un'economia in cui si sono rafforzati molto quelli che sono i diritti di proprietà intellettuale e questo ormai ha dato luogo a tutto un altro insieme di rendite. Certo, è una situazione in gran parte bloccata,
tanto che si parla da parte di molti economisti di stagnazione secolare, insomma, quindi il problema esiste e non è facile affrontarlo, e magari poi ne possiamo parlare meglio dopo, perché non voglio occupare più di mezz'ora in questo. Grazie, grazie mille Ugo. Ecco, da questo punto di vista, due parole sul caso vaccini che ci ha appassionato in questi mesi e che dal punto di vista della rendita, delle scelte e delle strategie delle multinazionali che hanno scelto alcune tecnologie più costose che altre, si prestano a una esemplificazione. Che ne dici, Ugo? Ma certamente, cioè, da questo punto di vista, specialmente in questi giorni, noi stiamo assistendo, se volete, a una sconfitta tremenda dell'Occidente, perché c'è un bellissimo articolo anche sul New Yorker su questo vaccino russo che in fondo è stato prodotto col vecchio sistema che aveva l'Occidente, se volete, di scienza aperta. È un istituto pubblico che faceva ricerca su alcune malattie infettive, in particolare aveva prodotto un vaccino sull'Ebola e poi aveva prodotto un altro vaccino per la MERS. Quando è venuto il Covid si trovava ad avere già dei virus vettori adeguati, sperimentati, abbastanza sicuri, fra l'altro degli adenovirus umani, cioè è importante che l'adenovirus che usavano era un adenovirus poco comune, per cui non generava subito anticorpi, ma pur sempre umano. Invece, insomma, gli unici altri che hanno adottato la stessa strategia in Occidente, che è AstraZeneca, ha usato un non sperimentato virus ancora, che invece del raffreddore dello scimpanzé, ha pensato che non fosse necessario usare due virus diversi per le diverse dosi, è stato un disastro. Per il resto c'è stata una chiara ricerca di una situazione monopolistica, che è avvenuta in che modo? Beh, sviluppando delle tecnologie che non venivano dai vaccini e da uno sforzo su immunizzazioni precedente, ma venivano da imprese che avevano già forti diritti di proprietà intellettuale su questi mRNA, che erano applicati per il cancro. Loro hanno spostato questa tecnologia ai vaccini e la situazione è molto complicata, perché a questo punto ci troviamo in quel caso in una situazione di monopolio, che a questo punto è un monopolio dovuto ai diritti di proprietà intellettuale, perché loro sono proprietari di questi brevetti, anche se Moderna ha detto che per un po' uno può produrre, ma poi quando vogliono si riprendono la licenza e così via. Quindi c'è questo primo tipo di monopolio, diciamo, brevettuale, che scoraggia gli altri. Poi c'è un monopolio tecnologico, perché quella che è stata applicata era una tecnologia molto particolare, molto poco diffusa, che c'era per il cancro. Quel che è peggio al momento è che esiste un monopolio anche di piattaforma produttiva, perché sono in pochi quelli che possono produrre questo tipo di vaccini, ed infine poi esiste un monopolio che, se volete, è dovuto alla stessa regolamentazione. Perché? Perché via via che si trovano vaccini diventa poi impossibile passare alla fase 3 e sperimentare nuovi vaccini. Perché io dovrei far parte di un gruppo in cui corro il rischio che mi sia dato solo un placebo? Comunque il vaccino è inefficace quando c'è un vaccino funzionante. È ovvio che i primi che arrivano chiudono il mercato, e se quelli che arrivano e chiudono il mercato hanno per di più queste caratteristiche, dopodiché si determina veramente una situazione di blocco impressionante. Come si può reagire rispetto a questa situazione di blocco? Ma prima di tutto mettendo come obbligatorio di condividere la conoscenza, che, notate bene, non significa semplicemente sospendere i brevetti, significa che queste persone, avendo avuto sussidi pubblici notevoli e così via, siano realmente obbligati a condividere la conoscenza, mostrando rapidamente ad altri
come fare impianti e tecnologie per produrli, perché altrimenti, insomma, tutte queste barriere che abbiamo visto di protezione continuano a funzionare persino se si liberalizzassero i brevetti. Poi, l'altra cosa che dobbiamo fare è sicuramente a questo punto, come si sta facendo, di permettere la prima di tutto l'importazione, diciamo, del vaccino russo anche in Europa, e questo adesso verrà approvato dall'EMA. La Germania sta premendo molto perché si è resa conto di questa situazione veramente complicata. E l'altra cosa che veramente stupisce in questa situazione è che in fondo la tecnologia usata dai russi era una tecnologia già sperimentata, ma infatti è nota e parte della produzione la sarà fatta anche in India, però non si capisce perché, insomma, adesso abbiamo avuto l'annuncio che il vaccino lo possiamo importare dalla Russia soltanto a maggio, perché la Russia dice che giustamente deve prima soddisfare la sua domanda interna, che è una cosa comprensibile, però non si capisce perché l'India è in grado di produrre questo vaccino e l'Europa no, non riesce a mobilitarsi per fare una cosa del genere. Ora capisco che questo possa essere più complicato per gli mRNA, perché è una tecnologia nuova con poca capacità produttiva, ma per Dio, per quest'altro non si capisce, e quindi ti viene il dubbio che di nuovo ci siano delle pressioni a rallentare, perché poi più tardi arrivano i concorrenti, più sono le rendite monopolistiche di questi, e francamente in quel caso poi è una situazione di rendite monopolistiche atroci, perché significano morti, varianti del virus, la situazione, i tristi in cui siamo, eccetera eccetera, quindi sono rendite che fanno particolarmente incavolare, devo dire la verità. Grazie Ugo per questa descrizione, ecco, del caso concreto dei vaccini, che per certi versi è agghiacciante. Effettivamente l'occasione in cui dal punto di vista etico, morale, di persone al mondo, insomma, si possono capire certe storture e intervenire con una ragion di Stato a favore di una sanità pubblica, in realtà gli stati vengono quasi totalmente eterodiretti o comunque fortissimamente influenzati da sistemi di interesse che ovviamente mirano al denaro. Ecco, quindi quando metti su una bilancia l'ossessione del denaro e i morti per coronavirus, perché si è arrivati in ritardo, perché si è arrivati in ritardo con le ricerche, con le scelte, dando i soldi in un certo modo e lasciando poteri che operano a propria discrezionalità, questo non è solo lascia perplessi o lascia incazzare. Qua è, se le masse si accorgessero di questa cosa, è l'inizio di una rivoluzione, insomma, perché questa cosa è veramente atroce. No, io credo che, tra l'altro, non è nemmeno una questione di contrasto con la tutela della salute, con la tutela della concorrenza, è una cosa che è in contrasto con i principi minimi della sicurezza nazionale. Ma noi in prospettiva dobbiamo, cioè, non è, questa non sarà la prima pandemia. Questo virus è uscito per cause naturali, molto probabilmente. Il prossimo potrebbe uscire in un laboratorio. Un altro ancora potrebbe venire da un attacco terroristico. Ma per Dio, ma dobbiamo avere una struttura che ci protegge in tempi rapidi? Non dovrebbe esserci un'associazione fra imprese farmaceutiche e anche militari per reagire a una cosa del genere? Insomma, com'è possibile che tutto questo sia lasciato al privato? Insomma, è un po', si dice che il virus è come la guerra, ma è come se fossimo tornati alle bande del Medioevo, no? In cui la guerra veniva decentrata ai mercenari. È una cosa veramente strana. Grazie Ugo. Passo la parola a Enrico. Enrico, metti in onda le tue due slide.
Allora, devi farlo tu perché io non ho modo di condividere il Sì. mio schermino. Eccole qua. Ho creato un file e nel foglio 3 ci sono due grafici. E Sì. no, non è questo più l'ultimo. Ah, sorry. L'ultimo file che ti ho mandato. Ah, Intanto io ne approfitto per salutare tutti quanti. Ripetibili, sarò molto breve. Allora, sentendo parlare Ugo, io guardavo questi grafici, mi sembrava che illustrassero esattamente le cose che ti andava dicendo, il suo pensiero. Allora, purtroppo non esistono dati statistici ufficiali sulle rendite. Il concetto di rendita è un concetto economico, non statistico, evidentemente. Le rendite vengono sommate a quelli che vengono chiamati profitti, in un aggregato che tecnicamente si chiama risultato lordo di gestione, che sarebbe quello che è il valore aggiunto tolti il costo del personale, sostanzialmente. Però si possono ricostruire degli indicatori. Allora, un indicatore, Alfonso, sei riuscito? Sì. Allora, un indicatore che si può tirare fuori è appunto questa somma di rendite e profitti sul valore aggiunto, e lo vedete, no, questo è ancora quello vecchio. Ma è l'ultimo che mi ha mandato. No, non è l'ultimo che ti ho mandato. Io ho preso questo qui. Vabbè, comunque va bene anche questo, non ti preoccupare, È 5:11. è inutile essere troppo preciso. Allora, Allora, andiamo la a vostra questo. Allora, sulla vostra sinistra vedete un grafico che è la somma di profitti e rendite sul valore aggiunto. La curva rossa è quella italiana, quella gialla tedesca, quella blu francese. I dati vanno dal 95 al 2020, anzi al 2019. Allora, vedete che la nostra curva intanto è molto più alta degli altri. Noi abbiamo una percentuale di profitti e rendite sul valore aggiunto che è dell'ordine del 38%. Ed è sostanzialmente stabile nonostante crisi, Covid e tutte queste belle cosette. Il che insospettisce, nel senso che noi abbiamo una crescita bassa e un livello di una pressione di profitti e delle rendite così alte. Ma se avete sentito bene quello che ha detto Ugo, questo si spiega perfettamente. Proprio perché noi abbiamo troppe rendite, troppi profitti, probabilmente che la nostra crescita è così stentata. I francesi stanno un po' meglio, almeno viaggiano su un 32% circa, seppure in salita di questi due aggregati sul valore aggiunto. Quelli che vanno apparentemente meglio, almeno negli ultimi 15 anni, sono i tedeschi, che dopo essere cresciuti molto per quanto riguarda la percentuale di profitti e rendite sul valore aggiunto fino al 2005-2006, direi dalla grande recessione in poi hanno cominciato a moderarsi un attimo. E forse non è un caso che loro continuano a crescere e noi no. Ma la cosa più interessante si vede se vi spostate sul grafico di destra. Qui io ho messo assieme alcuni settori in cui il contenuto di rendita è molto alto e che sono la finanza, le assicurazioni e il settore immobiliare. Nel settore immobiliare in particolare ci sono gli affitti. Allora, qui si vede che la nostra percentuale di questi settori ad alta rendita, chiamiamoli così, sul totale passa da un 14% del 95 a qualcosa come il 20% negli ultimi anni. Non è minimamente sensibile a recessioni e addirittura al Covid, anzi, durante il Covid sale anche, ma il motivo è, direi, statistico, nel senso che interessi, premi di assicurazione e affitti si pagano comunque, anche se il PIL va giù, e quindi è ovvio che il loro peso sul PIL aumenta. Questa percentuale sale anche per i francesi, la curva blu, e decresce invece, almeno negli ultimi anni, per i tedeschi, che sempre, non per caso, crescono un bel po' più di noi. Allora, questo dà veramente corpo, secondo me, alle parole di Ugo, nel senso che noi ci stiamo trasformando come Italia in un paese in cui
la rendita ha un peso straordinario rispetto alle altre componenti dell'attività economica, che sono tradizionalmente il profitto e i redditi da lavoro. E chiaramente una cosa del genere non è sostenibile, nel senso che una rendita è qualcosa che si crea sul lavoro e sulla produzione di qualcun altro. Se aumenta continuamente questa percentuale di rendita, appunto, si lascia poco a tutto il resto, che è la parte più dinamica dell'economia. Io, francamente, oltre a questi slide, non volevo far vedere nient'altro, ma volevo allarmarvi su, appunto, su questo andamento. Mi scuso per l'ultimo dato del grafico di destra. Vedete che durante il periodo del Covid tutte le curve si impennano molto. Allora, quella francese è quella che effettivamente è rilevata dai dati dell'Eurostat. Le altre due sono stime, però credo che tutti e tre i dati siano alquanto esagerati. In realtà, se ammettiamo che queste rendite, questi settori siano caduti la metà del resto della media, diciamo, la curva è un pochettino più moderata nell'ultimo anno, ma francamente penso il compito. Grazie. Grazie Enrico. Grazie Enrico. Ha alzato la mano Pietro. Pietro, vuoi intervenire? Lascio queste slide o non è riferito a queste slide, Pietro? Sei zittito, Pietro. Ecco. Ti chiedevo se lascio questo slide. Ho perso un poco come audio, perché probabilmente c'è stato qualcosa. Ti stavo chiedendo se lascio queste slide o le interrompo. Se il tuo intervento... Può interromperlo, anche se su queste slide c'è una riflessione che volevo fare. Ma guarda, tutti e due interventi molto interessanti, di cui vi ringrazio, perché questi incontri sono sempre un'occasione di arricchimento. Però due considerazioni vorrei fare. La prima, tutte le volte che io sento parlare di Germania, di cosa fanno i tedeschi, di cosa non fanno, eccetera, mi rendo conto che fanno tutto il contrario di quello che i germanofili italiani vogliono fare in Italia, no? E quindi questo dà una spiegazione del perché i tedeschi sono sempre più ricchi e noi italiani siamo sempre più poveri, insomma, no? Perché non c'è un tema su cui c'è un approccio identico dalla politica a qualunque settore. Prima, nei grafici che vedevamo, c'è questo tema delle rendite molto forte, che però queste rendite vengono anche, cioè è molto tempo in cui in Italia non si discute della giusta ripartizione tra la remunerazione del capitale e la remunerazione del lavoro, no? Questo è uno dei temi che manca assolutamente. È uno dei pochi paesi europei dove non c'è il salario minimo e dove non ci sono, dove si vanno demolendo tutte le protezioni sociali, pensando che così cresca il PIL. Invece, tutte le volte che si demoliscono queste protezioni sociali, diminuisce, almeno per quella che è la mia osservazione guardando i dati Eurostat rispetto a quelli dell'Italia. Sull'intervento del professor Pagano, mi ha fatto venire in mente una cosa che vorrei sottoporre magari alla riflessione collettiva, non so se in questo momento oppure in un altro momento, ma c'è un rapporto tra quelli che sono i monopoli naturali, secondo me, e anche l'appartenenza ad una comunità, no? Cerco di spiegarmi meglio. Appartenere a una comunità vuol dire ricevere da questa comunità sia dei livelli minimi di assistenza, se parliamo di sanità, ma anche dei livelli minimi di servizi, se parliamo invece, per esempio, di poste, della fibra e via dicendo, no? Questo tema pone sempre un problema di costi che sono a carico di chi gestisce il monopolio naturale e di quella che è la collettività, che è un po' il problema meglio noto come servizio universale oppure di gestione dell'ultimo miglio, no? Quindi questo tema tra le reti, monopoli naturali e anche il senso d'appartenenza alla comunità, secondo me è uno
dei temi che invece va approfondito sia che si parli dell'Italia sia che si parli dell'Europa. Se parliamo per esempio dei livelli minimi di assistenza, io mi chiedo come ci possa essere un senso di appartenenza alla stessa comunità europea se in Grecia c'è una spesa sanitaria pro capite di 800 euro per persona e in Lussemburgo c'è una spesa pro capite di quasi di più di 5-6 mila euro, se non sbaglio, l'anno pro capite per persona. E lo stesso vale per i livelli minimi di servizio, perché se è vero che dove c'è la maggiore popolazione naturalmente abbia un servizio migliore e per esempio tra Milano e Roma sia giustificato che ci si arrivi in 2 ore e mezza di alta velocità, non vedo come un lucano come me, poveretto, si debba sentire appartenente alla stessa comunità italiana quando per andare da Potenza a Roma ci vogliono 5-6 ore, oppure uno ci va con la macchina privata, no? Problema è risolto da quando c'è stata l'Unità d'Italia. Il problema è che basta ricordare Zanardelli, io ogni tanto faccio un poco dei voli un po' pindarici, però Zanardelli arrivò in Basilicata a dorso di muro, meravigliandosi dello stato delle infrastrutture lucane. Sono passati 160 anni, mutatis mutandis, siamo rimasti nella stessa situazione. Quindi, ancora una volta, il monopolio naturale c'è, le autostrade in qualche modo sono un monopolio naturale, non è che posso fare 40 autostrade, però non si possono nemmeno fermare sempre a deboli le autostrade o l'alta velocità o i servizi o la fibra, anche se adesso questa la stanno mettendo, e poi dirci che facciamo se tutti parte della stessa comunità. Il differenziale di ricchezza prodotto dai tedeschi e dagli italiani negli ultimi 10 anni è aumentato del 35%. In 10 anni, cioè è una roba che non si è mai vista. E allora, però adesso mi fermo con quest'ultima considerazione, no? Allora, quando gli squilibri aumentano, quando ci sono questi forti monopoli naturali, quando la rendita si esaspera a livello tale da causare disastri come quelli del Ponte Morandi, perché si perde anche il senso anche della collettività della giustizia, allora, secondo me, qualche riflessione seria va fatta. Comunque, la cosa che mi interessa è, magari se in una prossima occasione con il professor Pagano possiamo parlare un poco di questo rapporto tra i monopoli naturali, i livelli minimi di servizio, chi li paga e poi tutto quanto il problema dell'unbundling e del costo dell'ultimo miglio. Scusate se... Grazie Pietro per questi stimoli. L'obiettivo oggi è quello di ragionare intorno a dei nuovi monopoli, come giustamente ha rilevato Ugo, delle nuove tecnologie che diventano monopoli e diventano insormontabilmente dei monopoli innaturali. Cioè la rete non era, è nata come DARPA e come sistema di difesa, quindi come sistema militare. Ma poi la rete si è pensato che fosse il massimo della democrazia, il massimo della diffusione, il massimo dell'informazione. Nel giro di poco, un numero estremamente ristretto di multinazionali fa della rete roba sua, cioè un proprio monopolio. Cioè in rete non ti muovi se Google, se non passi attraverso sistemi Google, o nella logistica non passi attraverso sistemi Amazon, perché pochi sanno che in realtà i grossi dei soldi Amazon li fa nella logistica, diciamo, informatica. Molte aziende... C'è anche un problema di informazione, perché su questa rete viaggiano poi le informazioni, i giudizi, le opinioni, e sono reti che hanno messo sulle balle Trump, però sono reti che sono in grado di bloccare persone che comunque sia hanno subito un processo elettorale. Scusa l'interruzione. No, grazie. Adesso passo la parola a Ugo. Cioè, certamente questi monopoli che filtrano le informazioni e ne fanno un business proprio
hanno informazioni di un dettaglio ineguagliabile. E uno che come dire, può essere totalmente stritolato a livello di persona fisica singola, ho casi di furto di identità in cui a uno sono andati con un mandato di cattura con la Digos di notte alle 2 ed era un po', sono io, ma non c'entro nulla. Ma in realtà anche delle manipolazioni a livello di sistema, abbiamo il caso di Cambridge Analytica e quant'altro. Ci stiamo addentrando in un sistema veramente complesso e di ragionamenti che in realtà noto, almeno mia opinione, una certa immaturità rispetto alla grandezza e alla profondità del fenomeno. Cioè siamo a un passaggio epocale di un sistema economico che trova nei poli monopolizzati o oligopolizzati, perché le multinazionali del farma si sono di fatto dimostrando un sistema di oligopoli monopolizzati, cioè ognuno va per sé, ma in realtà è un gioco a squadra, al rincaro. Mi è sembrato che volevi intervenire, Ugo. Sì, no, volevo dire una cosa su quanto aveva detto prima Pietro, che in realtà quello che succede con questi nuovi monopoli è che si spezza proprio quello che diceva Pietro, cioè il rapporto fra una certa comunità che dà un diritto di monopolio a qualcuno e in cambio ne riceve un servizio. E questo non avviene soltanto a livello, diciamo, di Basilicata rispetto al nord, ma avviene a livello mondiale. Perché? Perché questo meccanismo per cui tu vuoi stare sullo stesso network dell'altro, che sia Amazon, che sia Facebook, che sia Twitter e così via, è un qualche cosa che porta questi monopoli a un livello globale. Quindi non c'è più una comunità, perché a livello globale non esiste una comunità, diciamo, di controllo di queste cose. E quindi si viene completamente a troncare su questi nuovi monopoli quel rapporto di schiavitù che invece può esistere nel caso della strada o del servizio telefonico che ti arriva a casa e così via. E questo è un grandissimo problema, perché significa che noi dovremmo trovare fra l'altro dei sistemi di controllo a livello globale, a meno che non vogliamo segmentare questi servizi, ma questi servizi riescono a funzionare in parte anche perché non sono limitati a livello nazionale, naturalmente. Qualsiasi logistica che fosse limitata, per esempio, solo a livello nazionale farebbe peggio, insomma. Quindi il problema di questi monopoli è veramente molto rilevante proprio perché spezza il legame di cui parlavi tu. Grazie, Ugo. Ha alzato la mano Davide. Davide, vuoi intervenire? Grazie. Sì, al volo, ringrazio a tutti per i contributi. Mi è piaciuto molto il primo intervento, dove si è parlato della diffusione della conoscenza per gestire la questione della concorrenza, diciamo, libera di tutti. In realtà io poi vedo più una questione di libera scienza per un coordinamento globale, anche se è praticamente impossibile visti gli interessi. E a questo punto mi ricollego con quello che diceva Pietro della Basilicata, in quanto io credo che almeno per la mia generazione, nati negli anni 80 e 90, ci sia stato insegnato prima ad essere europei e poi italiani. Quindi alla fine dei conti non vedo nessuno scandalo a questo punto di vista, nel senso c'è, è incredibile il ritardo della parte del mezzogiorno italiano, ma non abbiamo, secondo me, quella che era l'Italia dei comuni, un'idea unitaria di Italia. Abbiamo un'idea di dobbiamo correre dietro all'Europa, dobbiamo stare al passo dei tedeschi, e ovviamente tutto questo discorso di rendite non fa altro che appesantirci. E poi non abbiamo questo sentore di unione italiana che a me piacerebbe tanto vedere. E l'ultima cosa, io credo che nei distretti ci fosse un'altra cosa che univa oltre all'interno del bar.
Credo che fosse la passione per il lavoro che oggi viene a mancare perché è estremamente tecnologizzato. Noi siamo più, secondo me, degli artisti. Di conseguenza non abbiamo questa grandissima necessità di essere costantemente sorvegliati e di avere il controllo informatico ovunque. E la nostra arte è stata, secondo me, sepolta da questo modo di lavorare che è completamente freddo e privo di passione. Stessa passione che univa, secondo me, le persone all'interno dei bar nei distretti italiani. Grazie a tutti per avermi concesso la parola. Grazie, grazie Davide. Sì, interessante l'osservazione generazionale della diversità delle passioni. A me sembra riconoscere un punto di divaricazione con il berlusconismo, ecco, che ha deviato gli interessi di realizzazione di immagini, come dire, iconiche su cui mirare. Roberto, dacci un tuo contributo, per cortesia. No, non hai attivato, Roberto Schiattarella, non hai attivato il microfono. Sì. Eccoti. Grazie. Allora, tre osservazioni. La prima è per Ugo, mio amico da sempre. Lui aveva detto in un precedente incontro la questione delle rendite viste dal punto di vista della conoscenza poteva essere complementare rispetto alle analisi, per esempio, sulla finanziarizzazione, quindi lo sviluppo delle rendite fatte da Paolo Leon. Io invece trovo che, avendolo sentito oggi, che il rapporto è diverso. È come se Ugo, con la sua analisi, vedesse l'essenza dei processi, perché guarda un mercato particolare all'interno del quale si vede benissimo qual è l'essenza dei processi di finanziarizzazione, quindi di costruzione di un sistema fondato sulle rendite. Perché lui cosa ci ha fatto capire in maniera facilissima, immediata, e cioè che la rendita vive di potere di esclusione. Cioè, io escludo qualcuno dal poter partecipare all'attività, diciamo, potenziale, almeno alle possibilità che ciascuno di noi potrebbe avere. Io, se lo riesco a escludere, mi creo una situazione di vantaggio che si trasforma in una rendita. E questo non è un fatto, diciamo, che ha a che fare con la conoscenza, ma che ha a che fare con la logica della finanza. E quindi è qualcosa di molto più profondo. In Leon il potere di escludere viene preso come il punto di arrivo di tutto e l'obiettivo strategico di chi opera nella finanza. La finanza non vive per produrre, ma vive per riuscire a raggiungere un potere tale da poter escludere. E diciamo, nel caso del settore farmaceutico o del settore della sanità, è evidente, è reso evidentissimo attraverso i brevetti. Quindi questa è la prima osservazione. Quindi la cosa che mi verrebbe da dire è che non c'è complementarità, ma c'è come se uno sia un punto di vista privilegiato per cogliere l'essenza del fenomeno complessivo, che è quello della finanza. Proprio perché è fondato sul brevetto, quindi sul potere di escludere per eccellenza. Leon fa invece riferimento al potere proprio che dipende dalla dimensione che si assume. L'obiettivo di chi opera in finanza è diventare sempre più grande, perché se è sempre più grande ha sempre più potere, e più potere garantisce appunto il potere di escludere. Quindi quello è l'essenza dei processi della finanza nella logica di Leon. E questa è la prima osservazione. La seconda osservazione la faccio Enrico. Enrico è un uomo di buone letture e quindi ci ricorda semplicemente attraverso quelle tabelline una cosa che forse dovremmo ricordarci e che sicuramente avrebbe fatto impazzire il buon caffè, e cioè che non esiste una crescita senza una contemporanea distribuzione del reddito. Sono due facce dello stesso problema. Un tema affrontato negli anni 50 e considerato concluso. Nessuno negli anni 50 avrebbe mai detto che la crescita era un obiettivo
perché nel momento in cui uno delinea una crescita, delinea anche una distribuzione del reddito. E quindi la distribuzione, ogni crescita ha una sua distribuzione del reddito, ogni distribuzione del reddito crea una sua crescita. I due problemi sono inscindibili e quindi è evidente che noi viviamo in un mondo in cui la crescita non è altro che, diciamo, il punto di arrivo di una certa distribuzione del reddito. E quindi, come dire, appunto, Enrico ci ricorda che le buone letture che ci ha insegnato Caffè sono tutt'orarie, e forse anche l'indignazione per un tema che era stato concluso, perché c'è stato un dibattito amplissimo a cui hanno partecipato tutti, Hayek hanno partecipato tutti, e alla fine sono stati zitti. Nessuno, Schumpeter, cioè, nessuno ha più difeso l'idea che esistesse una crescita senza la distribuzione del reddito. Oggi ne riparliamo come se fossero due cose separate, pura follia. Si ritorna sempre all'inizio. Il terzo punto che ha a che fare con lo stesso, con un'osservazione che aveva fatto Enrico, e che a mio giudizio può essere compresa se capiamo i meccanismi dell'accumulazione finanziaria, e cioè, durante le crisi il sistema tende ad essere ancora più disuguale, le rendite tendono ancora a crescere. È logico, se ci riflettete, perché noi viviamo in un'economia del creditore. Allora, quando l'economia rallenta, cioè il sistema economico entra in crisi, aumentano gli elementi di rischio. Ma in un'economia del creditore l'elemento di rischio non va sul creditore, va sul debitore. E quindi è del tutto evidente che è fisiologico, che è, come dire, connaturato a questo sistema, alle logiche di questo sistema, che in un momento di crisi la disuguaglianza tende ad aumentare, perché il creditore è garantito dalle regole che si fa e il debitore no, è quello che paga per la crisi. E quindi, come dire, anche in questo caso, come nel caso del potere di escludere, noi ci troviamo di fronte a meccanismi che tendono a creare disuguaglianze e ad espandere tutte le volte che il meccanismo va in crisi. E quindi c'è da chiederci, e credo che dobbiamo farlo in maniera seria, quanto tutto questo sia compatibile nel lungo periodo con la sussistenza di una democrazia. Perché questo poi alla fine è il vero problema che ci dobbiamo porre. Perché la crescita ce ne possiamo pure fregare, se ce n'è un po' di meno, ma la democrazia no, la democrazia è l'essenza non solo del vivere civile, ma siccome è quella che garantisce la distribuzione del potere più equa, è anche un modo che permette all'economia di potersi sviluppare in maniera più, come dire, competitiva. Voglio usare una parola che non mi piace sempre, ma che in questo caso mi piace, e quindi economia e democrazia sono due facce anche queste della stessa medaglia. Ecco, queste le mie riflessioni. Grazie mille Roberto. E in tema del sistema finanziario passo subito la parola a Salvatore Gaziano. Gaziano, ho abilitato la condivisione, se vuoi condividere qualche slide, perché volevamo, ho chiesto la cortesia a Salvatore di intervenire perché una particolare attenzione deve essere data al risparmio gestito, perché lì si annidano delle posizioni di rendita imbarazzanti e, come dire, che distruggono. A te, Salvatore. Allora, direi che mi sentite innanzitutto? Sì, benissimo. Sì, puoi ingrandire la slide perché non si vede. Sì, sì, adesso poi ne facciamo vedere altro, e questa qui in effetti è un po' piccola. Allora, quella precedente era una slide che avevo preparato un po' di tempo fa per un articolo che avevo pubblicato poi sul Fatto Quotidiano. Io mi occupo di analisi e consulenza finanziaria, sono un consulente finanziario indipendente come Soldi Expert SCF, e faceva vedere questo dato che fotografa bene anche il grafico che è molto, in maniera appropriata, ha fatto vedere il professor Enrico D'Elia, che ringrazio di quel fantastico grafico che mi ha dato un bellissimo assist, come gli altri interventi, compreso quello di Schiattarella, che mi ha fatto in mente un episodio che vi racconterò questa mattina, che faceva vedere in pratica che in Europa il costo del risparmio gestito dei fondi comuni di investimento è fra i più alti in Europa. C'è l'Italia, poi dopo c'è la Spagna e poi tutti gli altri paesi. E anche altre ricerche, diciamo, internazionali, italiane. Io poi, se c'è tempo, vi faccio vedere un'anticipazione di uno studio
che ho avviato, che diventerà mensile e a disposizione di tutti nei prossimi mesi, su 14.000 fondi distribuiti in Italia, che mi sono proprio chiesto come andare a misurare la rendita parassitaria che esiste nel mondo del risparmio gestito. Il grafico che ha fatto vedere il professor D'Elia è eccezionale, perché fa vedere e fa capire perché tutti i piani industriali di tutte le banche puntano da anni sempre più in condecisione sul tema del cosiddetto private banking, risparmio gestito, wealth management, perché lì la vera sacca di guadagno che ormai le banche hanno. Non c'è bisogno che ve lo spieghi anche a voi. Tra l'altro, quella bellissima immagine che ha descritto al primo punto Roberto Schiattarella, cioè che oggi le rendite significano potere di esclusione, vi faccio un esempio che molti magari non conoscono, questo caso, che non è un caso di scuola ma un caso di realtà. Dal 2018 Borsa Italiana ha creato un segmento che permette la negoziazione dei fondi comuni di investimento direttamente su questa piattaforma che si chiama Atifund. L'idea che Borsa Italiana aveva buttato lì, dopo anni di discussione, credo che Alfonso avesse seguito ai tempi anche come AIOF tutta la discussione, era quella che, proprio perché oggi il sistema del risparmio gestito, che prevede tipicamente il collocamento attraverso banche e reti, allo sportello o attraverso reti di vendita, fa sì che il costo è molto elevato, evidentemente perché vi è in questo modo una grande quantità di risparmi, di commissioni da spartire dalla banca al capo area all'ultimo impiegato. Mediamente un fondo azionario in Italia può costare il 2-3% su prodotti addirittura collegati all'assicurazione, ai unit linked. Abbiamo visto nelle analisi che facciamo per conto di clienti privati, per cui facciamo analisi, check-up e poi forniamo la nostra consulenza, arrivano anche al 4-5% anno. Tra l'altro a totale insaputa spesso del cliente, del risparmiatore, nonostante MiFID 2 che avrebbe obbligato teoricamente le banche a dare trasparenza di questo. Questo segmento permetterebbe di comprare direttamente e vendere i fondi, e in cambio l'incentivo era stato detto: se uno vuole comprarsi direttamente un fondo, io c'ho già l'ISIN, perché devo andare in banca e devo pagare il 3 per farmelo spartire tutto? Non c'è qualcuno che mi fornisce il servizio, mi spiega tutto come fare il portafoglio? Un fondo attraverso questa piattaforma ha un costo di gestione molto più basso. Sapete quante banche in Italia hanno aderito a questa piattaforma e consentono la negoziazione dei fondi con classe, diciamo, di investimento con commissioni più light e basse? Zero. Nessuna banca o società o rete ha consentito che i propri risparmiatori uscissero dal perimetro, cioè proprio il potere di esclusione del tipo che nessuna banca vuole che i propri clienti negozino fondi che costano meno, perché considera che farà karakiri. Ma questo ha provocato anche che le grandi società di gestione, per evitare di creare fastidi alle stesse banche, che dicono: cavolo, se il mio fondo, non facciamo nomi, Dimensional Gamma, che la banca vende col 2-3% di commissioni, lo stesso fondo glielo facciamo comprare al risparmiatore all'1,5%, gli diamo fastidio perché loro non guadagnano. E quindi questo è un mercato proprio dove si dimostra che le rendite parassitarie significano proprio quello che facevano una volta, forse negli anni 30, ai tempi di Al Capone, e anche dopo, sappiamo bene, in molte parti del mondo, certe gang che decidono chi e cosa può comprare da una determinata parte o meno. Qualche tempo fa, parlando tanti anni fa con il professor Beppe Scienza dell'Università di Torino, lui aveva sparato una cifra: quanto costa in Italia la rendita parassitaria sul risparmio gestito? E aveva fatto una cifra di 20-25 miliardi di euro all'anno. Quindi parliamo dell'1,5-2% del PIL, soldi che vengono sottratti al sistema. Obiettivamente questa cifra non è così campata in aria. Adesso non so se ve lo faccio, riesco a far vedere, ma un'altra ricerca pubblicata qualche anno fa da Raffaele Zenti di Advise Holly, che aveva guardato tutti i flussi più importanti nei prodotti assicurativi bancari. Parlo molto dei prodotti assicurativi perché non sarà sfuggito a molti che molte banche, anche molto importanti, da tempo puntano molto sull'assicurativo, perché quello è un settore dove ancora le commissioni sono ancora più grasse e grosse e c'è ancora maggiore opacità. Come funziona il meccanismo? Non so se si vede questo altro schermo qui, no. Non so se si vede, sì, Alfonso, questo, sì. Questo qua, sì, Fideuram, azionari,
Sì, si vede il okay. grafico. Praticamente qui, per farvi capire come in maniera molto banale, qui ho semplicemente preso l'indice dei fondi di investimento a parità di categoria, l'indice Fideuram è un indice che raggruppa i fondi della stessa categoria, in questo caso gli azionari internazionali, quelli che investono quindi su tutti i paesi sviluppati, cosiddetti di larga capitalizzazione, e un banale ETF, che poi banale come vedremo non lo è tanto, che investe sullo stesso identico mercato, ma senza i comitati di gestione, senza di fatto un prodotto che viene venduto come attivo. Quello che potete vedere dal grafico, anche se questo non è un grafico logaritmico e potrebbe trarre in inganno, è che in realtà è la fotografia identica dello stesso sottostante che viene venduto in maniera diversa. In un modo si viene dichiarato che è un prodotto passivo come l'ETF, che mediamente è un fondo che ha delle commissioni molto basse perché non lo paga il risparmiatore e non si prevede nessuna distribuzione dei pani e dei pesci attraverso tutta la catena distributiva. Nel caso del fondo di investimento, invece, le commissioni sono molto più elevate e servono a spartire attraverso il cosiddetto sistema degli inducement, delle provvigioni, degli incentivi, le commissioni che vengono fatte pagare al cliente, sostenendo che il cliente paga queste commissioni perché riceve un servizio maggiore, ci sono i gestori che analizzano tutto il mondo, fanno analisi top down, qualitativa, vanno a visitare le società e tutto. Questo è naturalmente l'indice totale, quindi naturalmente ci sono quelli che fanno meglio e peggio, ma questo dà l'idea, se vogliamo analizzare un'industria, se esiste una rendita o meno, direi che da una abbastanza un polso della situazione. Quello che vedete, io ho messo qua in confronto a parità di periodo, quindi partiamo quasi dal 2006 a oggi, che praticamente l'andamento è identico. Il rischio dice, ma sì, ma i fondi alcuni vengono venduti, sono dei prodotti più tranquilli. Il dato che qua potete vedere, il cosiddetto drawdown, nello stesso periodo è tale quale, meno 53% hanno perso i fondi gestiti, cosiddetti attivi del sistema del risparmio gestito, e meno 53,21% tale quale un prodotto passivo che investe sullo stesso mercato. La differenza notevole, quello che potete vedere, è il rendimento totale, il rendimento medio annuo, cioè praticamente sono numeri che fanno sempre, chi non li ha visti rimane, secondo me, io rimango sempre impressionato. Nello stesso identico periodo, attraverso il sistema del risparmio gestito, diciamo, dei fondi, uno avrebbe ottenuto un 4,72% all'anno di rendimento medio anno composto. Nel caso di un prodotto passivo, il 7,55%. E questi 2,5% l'anno significano che in un periodo che sappiamo che ha avuto la crisi 2007-2008, ma come potete vedere qua, poi negli ultimi anni, non parliamo degli ultimi 7-8 mesi, la salita che c'è stato, quel 2-3% l'anno ha significato che invece che raddoppiare potevi triplicare il capitale. Tutti quei soldi dove sono finiti in questa differenza del 2-3% l'anno, che è mediamente quanto si prende il sistema attraverso il sistema delle commissioni che vengono applicate ai prodotti venduti allo sportello, in maniera con costi impliciti, a costi espliciti, talvolta a costi occulti. Prego, Alfonso. Salvatore, ecco, proprio una parola. Nella finanza, questo fenomeno della posizione di rendita si può effettivamente definire parassitaria, perché non c'è una capacità differenziale. Cioè, in un fondo gestito azionario e l'ETF, da una parte lavorano semplicemente dei computer, degli algoritmi ben conosciuti, dall'altra parte non si lavora, cioè si comprano degli ETF. Cioè, di fatto, il sistema del 2.000 miliardi, adesso faccio una cifra tonda, il 2.000 miliardi a 2,5% in generale, vuol dire una rendita di 50 miliardi l'anno. Cioè, il sistema della gestione del risparmio in Italia dà una rendita del 50%. Questo a fronte di cosa? Cioè, è studio, è lavoro, è una capacità che crea ricchezza? No, non è granché studio, non è granché lavoro,
distrugge ricchezza, perché dei 2.000 miliardi viene distrutta ricchezza, non viene creata, purtroppo, se uno guarda i numeri nel loro complesso. C'è un grande lavoro di relazione, ma non una relazione fatta ti cerco il miglior prodotto per te, è soprattutto un lavoro di relazione con il risparmiatore per tenerlo tranquillo. È una gestione sedativa. Questo è un problema nazionale. Questo è un gravissimo problema nazionale. Anzi, direi anche internazionale. Scusa l'intervento, Salvatore. No, no, hai fatto benissimo a dirlo, perché non a caso, come dicevi, è un problema anche sociale e politico, perché alcune, sappiamo, paesi come la Gran Bretagna, anche gli stessi Stati Uniti, da tempo hanno deciso di rendere o vietare proprio il sistema basato sul cosiddetto inducement, sugli incentivi, sulle provvigioni, perché è evidente che se tu hai un risparmiatore con un modello di vendita basato su commissioni incorporate dentro i prodotti, mentre invece chi in Gran Bretagna o anche in Italia nel ramo dei consulenti indipendenti, la mia società e non solo, ti fai pagare con parcella, è molto chiaro quello che paga il cliente, quello che invece va a remunerare il prodotto, cosa che invece il risparmiatore medio assolutamente non ha idea dei costi. Non vi potrete raccontare episodi pazzeschi di persone che pagavano, anche perché avevano dei patrimoni elevati, anche 40-50 mila euro all'anno di commissioni, loro erano convinte che il loro banchiere entertainer, private banker entertainer, come l'ha bene definito come figura Alfonso, gli aveva detto che loro non pagavano nulla, ma invece i prodotti e i costi erano nascosti dentro tutta una serie di prodotti che non sono nemmeno molto facili da capire. E qui vi faccio vedere quell'analisi prima che ho citato. Io ho provato quest'estate a fare un'analisi quantitativa su circa 13.000 fondi, 13.800 fondi di classe retail. Avevo un tirocinante sotto mano e fino a che non ha dato le dimissioni, che l'ho fatto impazzire, ho fatto questo lavoro, di cui questo che vedete, questa sinusoide, dice praticamente questo. Ho detto, prendiamo 14.000 fondi, solo la classe retail, di circa tutte le società di gestione italiane, straniere più importanti, e andiamo a capire quante in realtà hanno un voto 7. Sapete che c'è tutto il sistema dei rating dei fondi, le stelle, 5 stelle il fondo maggiore. Da analista, consulente, nel passato anche giornalista finanziario, sono sempre rimasto colpito di una cosa. Alcuni anni fa ancora sono dato la premiazione di un fondo a 5 stelle, in cui sono stati premiati sul palco applausi, pubblicità sul Sole 24 Ore, che avevano vinto 5 stelle come miglior fondo della propria categoria. Poi ho preso l'ISIN di questo fondo, l'ISIN è il codice che è come la targa, e sono andato a confrontarlo con il mercato sottostante o con un banale ETF che di fatto non è altro che il benchmark. Quello che ho visto è che addirittura il benchmark, l'ETF, era molto migliore del fondo. Questo ci dice che in realtà la maggior parte di tutto ciò che riguarda anche il rating dei fondi e di buona parte di tutto quello che viene raccontato e descritto di gestori, che quando voi partecipate alle conferenze sembrano tutti dei dischi in terra, non fanno il confronto con il mercato, ma fanno i confronti spesso all'interno della categoria. Quindi io cosa ho preso a fare su tutta una serie di fondi? Ho detto, andiamo a confrontare tutti questi fondi, ciascuno di questo fondo con il proprio benchmark vero o quello che ci assomiglia di più, perché capite che 14.000 fondi, ho dovuto lavorare su delle banche dati e trovare quella che fosse più interessante. Andiamo a confrontare un fondo rispetto al benchmark e andiamo a dare un punteggio sopra la sufficienza, quindi dal 7 in poi fino a 6, per me vuol dire che 6 sei come il mercato. E le caratteristiche maggiori dovrebbero essere un fondo da 7 o addirittura da 8, da 9, da 10, sono tornato alle vecchie pagelle dei tempi, credo, di Gentile, è un fondo che fa meglio del mercato oppure e o perde meno quando il mercato scende, anche quello è un bel valore, no? Cioè io dico, cavolo, io non voglio che tu sia sempre bravo a battere il mercato, mi interesserebbe anche capire se tu sei bravo a difendermi quello che ti viene spesso venduto, a proteggermi nelle fasi peggiori. Quello che è venuto fuori, in realtà non mi sono stupito perché tutte le ricerche internazionali, anche Standard & Poor's, se cercate SPIVA,
su Google negli Stati Uniti fa ricerche di questo tipo, anche se con parametri diversi, è venuto fuori che circa l'85% dei fondi di investimento venduti in Italia, ma questo succede in realtà un po' in tutta Europa e in tutto il mondo, fanno peggio del mercato. E una delle concause più forti è spesso proprio il fatto di costi di gestione che ammazzano la capacità di fare meglio del mercato, unito a tutta un'altra serie di problemi che oggi non credo che Alfonso e voi abbiate già diciamo superato il livello di attenzione. Però questo lavoro, che poi renderò disponibile attraverso il mio sito, credo che aiuti anche a capire come molto spesso noi da risparmiatori o le persone che lavorano e comprano prodotti finanziari siano veramente molto poco informate sia di tutto quello che il mercato offre, ma sia di questi meccanismi che sono micidiali, cioè dell'opacità che esiste in questa industria, che è fortissima nonostante la normativa MiFID, che sulla carta sembrava che doveva dare una svolta, ma in realtà non l'ha data, e sul fatto che molti di questi prodotti e strumenti oggi hanno un pubblico che tra l'altro sta aumentando sempre più per la pandemia. Sappiamo, abbiamo visto tutti il boom che ha avuto non solo il trading online, ma anche l'investing. Tutte le banche nell'ultimo trimestre, se avete visto i bilanci, guadagnano sempre più cifre più elevate, ma con una simmetria informativa, per tornare a quello che si diceva, che è sempre più alta, perché non vi stupirà sapere che, per esempio, molte banche, se un risparmiatore dice ma invece che comprare il fondo posso comprarmi l'ETF, facendo il paragone qua che facevamo prima del sanitario, invece che comprarmi il prodotto farmaceutico di marca mi compro il generico, e la stessa cosa molto spesso costa molto meno, molte banche gli dicono no, non è possibile, è troppo pericoloso l'ETF. Cioè, gli dicono delle panzanate totali, perché spesso, come avete visto, la pericolosità è invece nella maggior parte implicita, nella maggior parte dei costi, per non parlare poi di molti fondi che a fronte, naturalmente, il mio mestiere, io non sono, sia chiaro, un integralista, che per me esistono solo gli ETF nella mia consulenza, sono anche advisor, anche peraltro, di alcune banche su alcune linee di gestione, valuto e seleziono anche dei fondi che mi sembrano interessanti. Però questa simmetria informativa negli ultimi anni in Italia sta aumentando sempre più, e anche le autorità di controllo diciamo che intervengono, ma in maniera molto blanda, ma questo è un altro argomento, direi che un po' di briciole le ho provate a mettere anch'io. Grazie mille Salvatore. Ecco, abbiamo pensato che la citazione, o comunque un accenno al mondo del risparmio gestito, possa essere un caso tipico. A mio avviso, nel risparmio gestito si annida una sacca di rendita parassitaria ingiustificabile che danneggia il paese. Questo sarebbe, non è una questione semplicemente privatistica, questa è una visione di sistema. Sono 2.000 miliardi che bloccano una parte del risparmio e che non entrano nel circolo virtuoso delle banche. E per concludere il ragionamento, dove vanno le banche? Se le banche non sono quel circolo virtuoso di raccolta e investimento nelle imprese, perché sanno loro selezionarle, sanno loro finanziarle, sanno loro svilupparle, e viene attraverso un circuito allargato e parassitario del risparmio gestito, dove le banche guadagnano di più, ma dove andiamo a finire? Cioè, dove andiamo a finire? Dove andiamo a finire? Ieri abbiamo fatto un dibattito sulla problematica delle piccole e medie banche, e era, come dire, emergeva chiaramente che questa diversità, questa involuzione genetica bancaria a livello di sistema porterà a un disastro, perché il sistema produttivo, soprattutto quello piccolo e diciamo periferico, delle non grandi imprese, ma periferico per modo di dire, perché sono strutture importanti, verrà disintermediato, cioè troverà una situazione di grande rarefazione di possibilità di attingere a risorse economiche.
E questo porterà un collasso che dovrebbe essere vissuto a livello, come dire, di programmazione economica in maniera seria. Non è un fatto privato delle banche. Se una banca sceglie di andarsene al territorio, come sembrerebbe alcune grandi banche, non so, dalla Sicilia, questo ha un impatto sociale ed economico micidiale. Come si fa a non capirlo? Come si fa a lasciare andare le cose così? Ecco, vabbè, ma sono ragionamenti su cui vorremmo tornare anche. Vedo che LASG 332 ha alzato la mano. Ah, Ezio, vuoi intervenire? Vuoi fare una domanda? Beh, sì, spero mi sentiate. Sono mezzo sperduto, buonasera a tutti. Beh, ho ascoltato con interesse gli interventi e devo dire che certamente tutto molto interessante. Ho però colto devo dire, in queste ultime parole dell'amico Graziano, un'intemerata che sinceramente vorrei un attimo chiarire, o chiarita e anche chiarire, perché ho avuto la sensazione che, diciamo, siamo un popolo di persone che non essendo in grado, o meglio, sarebbe perfettamente in grado di scegliere i propri investimenti e quindi stupidamente si rivolge a degli investimenti inefficienti perché, diciamo, perdono denaro che, diciamo, tramite le commissioni piuttosto che rivolgersi a investimenti efficienti quali ETF o i singoli titoli, perché no. E questo è una cosa totalmente teorica, perché io che faccio il consulente finanziario non indipendente per un grosso gruppo bancario, che peraltro in quell'articolo, detto tra parentesi, del Sole 24 Ore, ha le commissioni minori e di tutto il sistema, insomma, devo dire che noi non siamo di fronte ad un investitore razionale che è perfettamente in grado di scegliere questo o quel titolo. Quindi è evidente che le persone si rivolgono all'istituto di credito, diciamo, per scegliere, per essere aiutati a mettere da parte i risparmi. Perché tra l'altro dovete pure pensare che noi abbiamo una popolazione di risparmiatori piuttosto in là con gli anni, quindi non abbiamo delle persone che, non abbiamo né economisti tra i nostri clienti, né tantomeno persone che appunto sono perfettamente in grado di fare trading oppure altre cose. Insomma, sono persone che si affidano ai consulenti finanziari. Poi certamente sono anche d'accordo sulla questione delle commissioni, sono molto alte, e questo sì. Ma non posso accettare, questo lo dico in maniera decisa, la definizione di appartenere a una gang di rapinatori o di persone che non si comportano in modo etico. Questo sinceramente non lo accetto e non credo sia neppure oggetto di questo incontro. Detto questo, vi voglio far riflettere sul fatto che appunto ci sono delle persone che si rivolgono ai consulenti, alle banche, nella migliore delle ipotesi alle banche, alle private bank, a coloro che hanno come noi dei consulenti finanziari che si occupano esclusivamente di investimenti. Nella peggiore delle ipotesi vanno agli sportelli o alle poste, che, voglio dire, dove peraltro viene venduto un prodotto senza avere riguardo neppure del profilo di rischio del cliente, ormai è obbligatorio, però tendenzialmente la situazione è molto triste. Quindi ecco, volevo solo, come dire, stemperare un po' il clima, perché mi sono sentito veramente attaccato nella mia professione e quindi mi sembrava veramente il caso di intervenire. Non è così drammatica la cosa, gli ETF non sono sempre perfettamente efficienti e quello che non credo che in generale le commissioni siano una spesa improduttiva che distrugge il paese, insomma, ecco, mi è sembrato un tantinello esagerato. Comunque complimenti per lo studio sicuramente fatto dall'amico Salvatore Graziano, che inizierò a seguire con interesse, perché comunque ci sono stati dei contenuti molto interessanti,
e anche ai due intervenuti prima, di cui Enrico D, non so il cognome, e poi, se non ricordo male, il professore che ha parlato prima, di cui purtroppo, mi scuso, non ricordo il nome. Grazie veramente, grazie, delle grazie. Belle, dei bei contenuti. Allora, ovviamente, a parte le battute, che però non erano indicative, penso poi, se vuoi dire qualcosa, Graziano, al fatto di indirizzare su alcuni mercati piuttosto che no. Però mi sentirei di dire che l'ETF è efficiente per definizione, cioè è matematicamente efficiente. Quindi la sua efficienza è semmai la scelta di comprare un ETF o un altro ETF, ma definire non tanto efficiente un ETF è matematicamente sbagliato, se posso permettermi, perché è costruito nell'efficienza del portafoglio che rappresenta. La disefficienza dell'ETF è nella sua costruzione, dipende dalla casa emettitrice, che può fare un ETF sintetico. Mi riferivo a quello, certo, assolutamente a quello. Assolutamente risibile dal punto di vista dell'investitore finale e impatta piuttosto sul rischio di controparte emittente, che se nel caso di BlackRock, se casca BlackRock, cascherebbe il mondo, quindi la controparte emittente ha un standing di dominanza. Ecco, Ugo, potremmo vedere la posizione di rendita di BlackRock sul mercato. Ecco, questo sarebbe veramente interessante, perché ci etero di dice. Certamente, Ezio, ovviamente uno è inserito in una, come dire, una professione e quant'altro, però basta citare il lavoro di Mediobanca e sulla pochezza del risultato economico da parte del sistema del risparmio gestito, testimoniato dal lavoro di Mediobanca ultradecennale, che mi sembrerebbe utile non tanto una ripulsione a un commento critico, quanto a una riflessione sul proprio posizione di consulenza, e proprio perché la gente si affida al consulente in totale fiducia, e troppi sono le situazioni di sbilanciamento delle scelte rispetto all'interesse del cliente e l'interesse del padrone della rete. Ecco. Quindi questa forse prima si fa questa riflessione, prima si anticipa un rischio reputazionale che probabilmente sarà inevitabile. Ma grazie per il contributo, Ezio. Salvatore? No, poi hai risposto, senti. Poi grazie a voi. È indubbio che qui è una difesa delle rendite, anche delle posizioni ciascuno. Io sono dell'idea A, penso che in un sistema moderno, efficiente, fra tot anni anche in Italia non esisteranno più consulenti che venderanno attraverso il sistema delle provvigioni, incentivi, perché in questo settore, in questo modo, ci possono essere professionisti onesti, corretti, che fanno vedere al cliente il valore della propria consulenza e presentano molti prodotti. Però io vedo, purtroppo, e non lo dico solo io, ma lo dicono molte ricerche, sono state fatte anche attraverso il Politecnico di Milano per dare dati concreti dei cosiddetti test attraverso il sistema del mystery, sia finti risparmiatori clienti, si sono chiesti dei dati ad alcune banche, fra cui anche banche di primario interesse o reti che sono state citate nell'intervento sopracitato, è venuto fuori un gap di informazione data ai risparmiatori enorme. Non si vengono dati i costi chiari e non vengono presentate spesso tutte le alternative. Quindi da questo punto di vista questo sistema, come diceva Prezzolini, è più per i fessi che avvantaggi furbi. Quindi da questo punto di vista capisco che chi lavora dentro quel sistema, tema, naturalmente si parla sempre per temi generici e si naturalmente parliamo sempre non dei presenti, però questo sistema che si presta ad abusi e a rendite parassitarie è chiarissimo, cioè non c'è da discutere, cioè i numeri che si possono calcolare attraverso confronti di benchmark, prodotti, analisi di portafoglio, cioè poi uno può dire che
andare a trovare, come diceva Goethe, ogni balena il suo pidocchio, ma che il sistema così serva a costruire una riserva di denaro per banche, reti, assicurazioni, e tutti stanno poggiando per far, fanno questo, cioè non, è evidente, cioè non sono, possiamo tirare fuori 100.000 numeri, poi uno può farlo bene, questo mestiere, non mestiere, ma oggi il petrolio delle banche, il petrolio, come dice il petrolio, è questo. Ed è spesso, purtroppo, io, se noi, voi avete anche persone anziane, i nostri genitori, le persone meno preparate, li tirano delle stangate pazzesche. Cioè, parliamo di queste cose. Io, l'altro giorno mia madre l'hanno chiamato la Poste Italiane fingendo che dovevano fare un questionario, ma in realtà lì dovevano collocare un prodotto. Cioè, il sistema oggi si basa su un meccanismo che non è coerente, perché non ti raccontano tutti, non ti raccontano tutto. Ci sono dei prodotti che manco se guardi 150 pagine da una persona come la me, che lavora dall'86 nel settore, riesce a capire quali sono tutti i costi. Questa è la realtà. Questo sono d'accordo, Salvatore, sono assolutamente d'accordo, però questa è una questione diversa rispetto alla questione del sistema, cioè l'esperienza personale. Ripeto, posso essere d'accordo, però non vorrei poi annoiare tutti gli altri. E su molti punti, come ho detto, sono d'accordo. Sulla cosa che il criminalizzare è un'altra faccenda, ecco, su questo voglio. E poi c'è il problema servizio, su cui non mi dilungo, perché quando tu hai una serie di clienti che hanno mediamente, come i nostri clienti, 65 anni in tutta Italia, mediamente, è chiaro, capisci bene che non ha, io immagino che anche tu avrai dei clienti non giovanissimi, è chiaro che la componente servizio, la componente risolvere il problema, io addirittura arrivo a definirla la badante del cliente, perché certe volte facciamo anche questo, e viene da ridere, però così, è fondamentale, e comunque questo è un tempo dedicato, non sarà tempo dedicato allo studio che dovrebbero fare l'SGR, ma certamente un tempo che noi dedichiamo a tutto. Ripeto, vi lascio, grazie, non voglio annoiarvi. Grazie comunque per questa preziosa testimonianza e dialogo. Ecco, in un'altra linea di attività ci stiamo organizzando per attivare una serie di dibattiti sul risparmio gestito, perché ci sembra che sia un sistema che deve essere stimolato al meglio, ecco, e non rendere al peggio. Abbiamo passato i nostri 90 minuti. Pietro? No, io volevo solamente salutarvi con una... Sì, io volevo salutarvi con una battuta proprio al volo. Sì. Io vi ringrazio a tutti quanti per le cose che ho sentito. Mi chiedo però perché questi dibattiti, questi ragionamenti così educati e interessanti debbano finire nel deep web, mentre in TV e in genere si sentono solamente dei dibattiti sguaiati, poco interessanti, fatte così, mentre invece dobbiamo trovarci in queste nicchie semi-clandestine dove poter dialogare su temi veramente importanti. Battuta per battuta, Pietro, ci stiamo facendo le ossa, perché pensiamo di sbarcare sulla TV. Ormai la tecnologia è semplice. La Kamchatka è nostra. Il potere di esclusione, questo è. La Kamchatka è la nostra. Vi abbraccio tutti, grazie Ugo, grazie per il tuo spirito speech. Grazie veramente a tutti. Veramente, grazie. Grazie Ugo, molto interessante. Ci vediamo prossimamente. Ciao a tutti.